20 febbraio 2014, la mia maledizione. La giornata è andata come quella di ieri e quella di ieri l'altro. La mia concentrazione è latitante e gli allenamenti ne risentono. Io ne risento. Devo chiamare Anton per sentire se lo devo andare a prendere quando termina il suo turno di lavoro. Mi risulta che la sua macchina sia ancora in officina. A quanto pare questa volta il guasto è più serio del solito. Compongo il numero. Non mi risponde. Chiudo. Squilla il telefono e rispondo di riflesso. Privet, Kostya. Mi si gela il sangue nelle vene. Non è Anton. È Sergei Kotov. Ruggisco di rabbia dentro di me. Devi tornare da me, mi ordina. Se non mi hai chiamato per dirmi ciò che ti chiedo da anni, puoi anche già dirmi addio. Rispondo secco. Sai che non lo farò. Lascia il passato al passato. Dimmi chi è mia madre. Dimmi dov'è. Concedo meno di un secondo. Addio. Sto per riattaccare. Con la donna che ti partorì feci un patto e lei lo accettò. Questo è quanto. Un patto disumano, Sergei! Ho smesso di chiamarlo padre molto, moltissimo tempo fa. Un patto è un patto, Kostya! Commissionare la nascita di un figlio tuo per poi sottrarlo alla madre non è un patto, è un abominio. Un patto! Solo un patto! Replica con forza. Solo perché volevi un erede maschio da poter crescere alle tue regole. Ma io non sono come te. Non sarò mai come te. Mi sta salendo la pressione. Lei ha avuto il suo compenso e se ne è tornata da dove era venuta. Finiscila con questa storia. Lei mi ha cercato. Io l'ho vista. Tu mi avevi detto che era morta. Non termino la frase ricordando quel pomeriggio in cui una donna, una ragazza a dire il vero, mi si avvicinò. Ero nel giardino e lei era dietro la fontana dei tritoni dove ero solito giocare. Mi fece un segno con il dito davanti alla bocca di stare in silenzio. E io che ero stato istruito a stare lontano dagli sconosciuti e a chiamare le guardie del corpo, anche se mi si avvicinava una formica rossa, disubbidì. Stette in assoluto silenzio. La osservai. Mi ispirava fiducia. Avevo 5 anni. Si avvicinò e mi abbracciò. Ricordo quell'abbraccio. Non ero mai stato abbracciato così. Ricordo il suo profumo e ricordo l'unica cosa che mi disse. Yatvoya mamma, sono tua mamma. Io lo sapevo. Poi una delle due guardie del corpo la notò. La prese di forza con l'altra guardia e l'allontanarono da me. Lei non oppose resistenza, ma piangeva. Lei piangeva. Mi imponesti di non fare domande e mi dicesti che quella era una pazza sbucata da chissà dove per farmi del male. Ero troppo piccolo per contestarti, ma non dimenticai mai l'accaduto. Di sicuro voleva altri soldi e l'ho cacciata facendo in modo che non tornasse mai più. Sei un bastardo! Mi hai spedito in collegio. Poi si aprirono le porte dell'Accademia Militare che mi inghiottirono per anni. Un soldato da sempre. Sono tuo padre! Tuo padre! E tu sei mio figlio, sangue del mio sangue. Ti voglio qui al mio fianco. Il nostro impero aspetta il suo erede. Devi tornare. Vai al diavolo. Quando morirai, il diavolo andrà in pensione per lasciarti il posto. Ti ordino di tornare a casa, Konstantin. Non succederà mai. Se solo penso che ti ho amato, rispettato, ammirato, pensando che diventare come te da adulto fosse la mia più giusta aspirazione. Non posso negare a me stesso quanto sia stato importante per me, per il mio passato e per ciò che sono oggi.
Sono cresciuto con i tuoi eroi. Personaggi come Vasily Zaitsev e Ivan Sidorenkon, entrambi cecchini. Ma il mio eroe numero uno eri sempre solo tu. Che delusione. Ti ho dato tutto, le tate migliori, i migliori precettori, le migliori guardie del corpo, il meglio di tutto, perché tu stesso dovevi diventare il migliore in qualcosa. Secondo il suo sentire aveva anche scelto in che cosa avrei dovuto diventare il migliore, e ci è riuscito. Mi hai plasmato a tua immagine e somiglianza, e ne ero fiero. Credevo di essere un bambino fortunato e avere il miglior padre del mondo. Esatto, dovresti ringraziarmi per questo. Hai pagato una donna perché mi generasse e mi hai sempre mentito, dicendomi che ero il frutto dell'amore. Del mio amore sicuramente, con quel che sei costato. Penso a Luda quanto deve aver pagato la donna che si è prestata. Hai condotto la mia nascita come uno dei tuoi affari, calcolando solo il tuo tornaconto personale. Io sono un uomo d'affari. La prima regola che ti ho impartito te la ricordi? Un po' di veleno a tutti e la dose letale a nessuno. Che tu sia dannato. Una cosa è certa, la dose letale l'hai riservata a tuo figlio. Così doveva essere. Mi risponde cinico. Vai al diavolo. Mi hai detto che mia madre era morta dandomi alla luce e non avevo motivi per non credere alle tue parole. Ero solo un bambino e tu eri mio padre. Ti ho sempre amato e hai avuto tutto. Insiste nella sua tesi perversa. Per anni ho pregato su quella che pensavo fosse la dimora eterna di mia madre e ogni volta mi sono sentito in colpa per la sua morte e in colpa per la mia vita. Perfino la tomba era una menzogna, tutto finto. Era per il tuo bene. Hai lasciato che baciassi la foto di una sconosciuta ogni volta che le portavo un fiore mano nella mano a te, credendo che fosse mia madre. L'immagine di una sconosciuta sopra ad una tomba vuota. Dimentica di avere un figlio. Non c'è perdono per questo. Non c'è. Avrai bisogno di me presto o tardi e tornerai. Che sia dannato se mai accadrà. Chiudo questa cazzo di conversazione. In questo momento non c'entrerei neppure un bersaglio attaccato al mio naso, tanto sono furioso. Al diavolo lui e i suoi milioni di dollari, di euro, di rubli. Al diavolo lui e il suo impero. Nulla vale ciò che mi ha tolto. Mio padre, un fabbricante di armi. E al diavolo me, che come una mela non cade mai lontano dall'albero che l'ha generata. Amo le armi tanto da farne la mia ragione di vita e la mia professione. Fanculo a tutto. Il ricordo della prima volta che mi mise in mano una vera arma è così vivido in me. Era un pomeriggio e faceva caldo. Lui mi aveva sorpreso mentre di nascosto lo stavo spiando nell'atto di pulire una pistola. Quella che teneva chiusa nel cassetto della sua scrivania, proprio come fa il sottoscritto. Si accorse di me e sorridendo mi chiamò a sé. Mi consegnò in mano l'arma dopo averla caricata davanti ai miei occhi e la presi con i palmi rivolti verso l'alto, nello stesso modo in cui si prende tra le mani un uccellino ferito. Davanti alla grande finestra del suo studio, dopo averne aperto le imposte, si posizionò alle mie spalle e insieme a me impugnò la pistola, coprendo con le sue grandi mani le mie. Mi disse di respirare e di prendere di mira la testa del cupido ornamentale sopra la fontana. Così lontano, pensai. Sapevo che cosa stava per succedere e il cuore mi batteva all'altezza delle orecchie. Il colpo dello sparo rimbalzò dentro al mio corpo e mi squassò. Rimasi immobile a osservare la testa del cupido andare in mille pezzi. Per la prima volta in vita mia sentii il potere di un'arma in mano e me ne innamorai. Assorbii e feci mia quella sensazione, quel potere. Avevo solo 6 anni. Il suo sguardo di fiera approvazione nei miei confronti ancora in me. «Sei come tuo padre», mi disse.
un tiratore mancino. Non fece mai riparare la statua che avevo mutilato. Era un ricordo troppo importante per lui. Chissà da quanto tempo aspettava quel momento. Forse dal giorno che mi aveva commissionato. Mio padre non mi insegnò né ad andare in bicicletta, né tantomeno a nuotare. Per queste attività c'erano stuoli dittate. Lui mi insegnò a sparare. Dannato bastardo, non sono come lui. La mia camera da letto mi soffoca. Ho fame d'aria. Ho bisogno della mia gattina italiana. Sono certo che lei può fare qualcosa per il mio stato d'animo. Lei, che è così fuori da tutto il mio schifo d'inferno personale, devo chiamarla. Voglio chiamarla.